senza barcode ha raggiunto le ragazze, le maestrine incazzate che dicevamo a dicembre dell'USB. Sappiamo che prima c'era anche Lucy insieme a voi, Daniela Pitti, la nostra amica Daniela, alla telecamera. Daniela, cosa si comincia oggi? Un altro presidio? Sì, stiamo proseguendo la lotta già iniziata prima delle vacanze natalizie, stiamo continuando a chiedere la sospensione dell'atto unilaterale e l'avvio di un confronto reale con le parti sociali e un ascolto reale delle nostre proposte alternative per i dipendenti capitolini. Oggi, cioè stamattina, c'era un'assemblea sindacale di tutto il personale capitolino. Ovviamente la risposta più grossa di partecipazione è venuta dal settore scolastico educativo, ma erano presenti anche alcuni vigili, alcune figure degli altri settori amministrativi, e la richiesta è, su questo punto è unica per tutti, è proprio questa richiesta di sospendere l'atto unilaterale almeno fino a marzo e mettersi veramente a discutere su proposte alternative, perché fino adesso è stata veramente una grandissima farsa. Tutto ciò che non c'è stato, tante promesse, si è continuato a rimandare di una settimana, di qualche giorno. So che questa mattina avete praticamente occupato l'aula Giulio Cesare, mi hanno detto quasi avete preso le transenne, le avete aperte e siete passate. E guarda, l'ingresso è avvenuto dall'interno, quindi noi stavamo già sulla scalinata della sala della protomoteca, che c'è stata negata fuori tempi legali, tra l'altro. E fra l'altro, se viene negata una sala, l'amministrazione ha il compito di trovarne un'altra in tempi rapidi, quindi per questo noi abbiamo chiesto di poter avere la disponibilità di un'altra sala per poter fare l'assemblea. Dopodiché, siccome non c'era ascolto, un sostanzioso gruppo di lavoratrici è entrato e ha occupato la sala del consiglio in maniera appunto simbolica per chiedere un confronto con ieri e con le parti politiche. Confronto che ancora non c'è stato, ho sentito dire che ancora hanno potuto rimandare al 14 gennaio. Allora sì, ieri ha dato la disponibilità per un incontro per discutere sulle questioni legate al contratto decentrato per il 14 alle 18. Noi abbiamo comunque però chiesto che, se c'è questa disponibilità all'incontro, nel frattempo vengano fatte delle azioni concrete, quindi venga sospeso tutto in attesa di questo incontro, e abbiamo chiesto che questo incontro non sia un incontro solo, diciamo, sindacale legato alle questioni del salario accessorio e del contratto decentrato, ma che sia un incontro politico in cui si discuta realmente che cosa fare dei servizi pubblici di questa città. Da ora, da oggi, quanto tempo prevedete di restare qua al Carroccio? Il tempo è legato alla risposta dell'amministrazione. Noi sicuramente oggi da qui le lavoratrici sono intenzionate a non andarsene, e sicuramente fino a domani staremo qui e vedremo quello che avviene in base agli incontri e alla partecipazione e anche le risposte dell'amministrazione stessa. Dico che all'assemblea oggi hanno partecipato anche un esponente di SEL, Anna Maria Cesaretti, e anche ha partecipato Marcello De Vito, i quali hanno dato disponibilità a fare pressione e a anche uscire con una mozione da presentare al Consiglio Comunale, in cui appunto si chiede la sospensione almeno fino a marzo di questo atto unilaterale. Anche perché sono mesi che andiamo avanti a promesse, a rimandare, qualcuno che dice faremo pressione, ma i fatti non cambiano, anzi forse peggiorano, perché ci si sente quasi presi in giro, Daniela, almeno questo è ciò che noi percepiamo dall'esterno. Noi questa sera vi salutiamo, ma torniamo domani, tanto o qui dentro o fuori sappiamo di trovare Daniela, l'USB e le mie maestrine incazzate. Grazie.